Ciao a tutti e benvenuti di nuovo in Cucina con Mariana. Oggi vi voglio fare vedere la mia versione di come io preparo il ragù a casa. Vediamo insieme gli ingredienti e il modo di preparare. Avremo bisogno di 2 foglie di alloro, un rametto di rosmarino, aglio, 2 carote, una cipolla, circa 800 g di carne macinato, circa 400 g di salsa di pomodoro, olio di oliva, 3 cucchiai di pomodoro concentrato, sale e pepe nero. Innanzitutto vado a tritare la cipolla a cubetti molto finemente, a pezzettini molto piccoli, e poi vado a grattugiare le 2 carote. Una volta grattugiato anche le carote, preferisco a passare un'altra volta con il coltello in modo da tritarle molto fine, così evito di vedere la verdura a pezzi molto grossolani in mezzo al ragù. Quando abbiamo finito, accendiamo la fiamma e mettiamo la pentola, aggiungo l'olio di oliva e lo lascio scaldare per qualche secondo. Poi aggiungo la cipolla insieme alla carota. Come vedete, non aggiungo una alla volta, ma aggiungo tutte e due insieme. Le mescolo e le lascio giusto ammorbidirsi per un minuto, non di più. Non le lascio prendere il colore, ma solo per ammorbidirsi. Aggiungo i 800 g di carne macinato. Nel mio caso ho utilizzato il carne di vitello, invece voi potete utilizzare un misto come vi piace, e lo mescolo finché vedete che perde questo colore rosso chiaro. Aggiungo il pepe nero e il sale. Aggiungo i 2 foglie di alloro e il rametto di rosmarino. Mescolo in tutto e lo lascio cuocere per circa 10 minuti. Vedrete che il carne lascerà un po' di acqua e quando vedete che l'acqua va via, si evapora, il carne inizia a friggersi in mezzo all'olio. Quindi a quell'ora aggiungiamo i 3 cucchiai di pomodoro concentrato e li mescoliamo tutti per bene finché si amalgano. Dopodiché tiro fuori il rametto di rosmarino e il foglio di alloro. Aggiungo i 400 g di salsa di pomodoro e un spicchio di aglio alla vostra preferenza naturalmente. Mescolo tutto per bene, copro e lascio per circa 2 ore e mezzo. Adesso vi spiego, per alcuni può sembrare una cosa strana che ho aggiunto il rametto di rosmarino. È proprio una cosa mia personale, perché il rametto di rosmarino aiuta a tirare via l'odore di carne, quindi io non mi piace proprio sentire il carne, questo odore, quindi il rametto di rosmarino aiuta a tirare via questo odore forte di carne. Quindi, come avete visto, l'ho lasciato cuocere non più di 10 minuti, dopodiché l'ho tolto via e vi assicuro che non ha lasciato un gusto amaro o qualcosa del genere. E questo è il risultato finale. Vi assicuro che il ragù ce l'ha un gusto e un sapore molto buono. Spero che la mia ricetta vi sia stata utile. Provatela e noi ci vediamo al prossimo video ricetta. Ciao!